da Pancino. Ah, okay. Buongiorno, mi assumo io il compito di aprire questa giornata, anche se nessuno me lo ha detto, però siccome devo fare l'introduzione, allora ringrazio i presenti a nome del Centro di Filosofia che ha organizzato la giornata. Allora, il mio compito con questa introduzione è quello probabilmente di spiegare il motivo per questa commemorazione, e lo farò dando delle informazioni essenziali sulla vita e le opere di Turing, dopodiché si capirà perché è importante questa commemorazione, che si affianca ad altre che vengono in quest'anno centenario della nascita, vengono fatte in tutto il mondo e in Italia anche in particolare. Già motivo, insomma, per spiegare, insomma, l'interesse e l'importanza è in questo titolo che ho scelto per l'introduzione. Secondo solo Newton nel Pantheon di Cambridge. Non è una mia affermazione, è un'affermazione del filosofo Steve Toulmin, che la presenta in modo condizionale. Sarebbe potuto diventare secondo solo Newton nel Pantheon di Cambridge, e il condizionale dipende, ovviamente, si riferisce alla brevità dell'attività scientifica di Turing, che si svolge praticamente per 16 anni tra il 1936 e il 1952, più o meno. Ci sono comunque, a parte l'importanza e l'ampiezza dei contributi di Turing, ci sono anche delle affinità forse con Newton che sono illustrate, che stanno forse nel carattere e nel tipo di indagine fatta, nell'atteggiamento rispetto alla ricerca scientifica di Turing, che tra l'altro è ben illustrata da questo disegno. Io spero che lo vediate bene, è un disegno fatto dalla madre, Sarah Turing. Presenta un gruppo di ragazzi che giocano a hockey, però c'è scritto, il titolo è Hockey o Guardare le margherite, guardare crescere le margherite. E infatti vedete che c'è una mischia in fondo dove ci si picchia, eccetera, ma c'è un bambino, questo l'ha fatta quando Turing aveva 11 anni, che appartato guarda le margherite, possiamo ingrandire, momento, vedete lì Turing che guarda le margherite. E questa osservazione, insomma, questo tratto colto dalla madre è molto profondo, come naturalmente c'è nessuno come le madri per capire i loro figli, è anche profetico. L'ultimo scritto di Turing sarà proprio un abbozzo di uno studio dello sviluppo, della crescita, dello sviluppo delle margherite, Daisy. Daisy era anche il nome con cui veniva chiamato David Copperfield dal suo amico Steerforth, non so se vi ricordate. Turing è sempre rimasto, ci torneremo su questo argomento, un bambino in senso positivo nel suo atteggiamento verso la vita, e questo ricorda un po' quello che Newton aveva detto di se stesso. Se tutti conoscete forse questa famosa frase in cui Newton si definisce come un bambino che gioca sulla spiaggia e si diverte nel trovare qua e là una pietra più liscia o una conchiglia più bella delle altre, no? Cominciamo dando alcune date rilevanti, no? Tanto per inquadrare, per chi non conosce il personaggio. Una data rilevante è quella della nascita, ovviamente, che è il 1912, ma è rilevante direi anche perché coincide
con la data della scomparsa di Poincaré. E qui in questo ideale passaggio di consegna possiamo vedere dei significati profondi, soprattutto per quel che riguarda lo sviluppo della matematica tra quella che ha fatto Poincaré e quella che sarebbe stata innescata dalle ricerche di Turing. L'altra data essenziale è il 36, dove viene pubblicato, l'ho scritto qui perché da qualche parte devo scrivere, questo fondamentale saggio sui numeri calcolabili con un'applicazione al problema della decisione. Diremo dopo di che cosa si tratta. La laurea a Cambridge, questo non è il lavoro di laurea, la laurea è stata ottenuta nel 34 e poi nel 35 è stato fatto, 35-36 è stato fatto questo lavoro, e poi c'è un periodo un po' non del tutto pacifico a Princeton, dove Turing si reca, ma in realtà non per discutere questo e per continuare questo lavoro importante, ma per sviluppare i temi della sua tesi che riguardava la probabilità, le funzioni quasi periodiche, argomenti che sui quali von Neumann, che allora era poi l'esponente più importante dei matematici di Princeton, erano temi e risultati che von Neumann apprezzava molto, tant'è che a un certo punto gli chiede anche di restare come assistente, ma Turing, dopo aver completato una tesi di dottorato in logica, ancora seppur di cui vedete lì il titolo e su cui torneremo ancora dopo, nel 39, non accetta questo invito a restare come assistente di von Neumann, torna in Inghilterra perché sente l'avvicinarsi della guerra. E vediamo infatti che qui abbiamo il periodo 39-45 più o meno. Bletchley Park, cosa vuol dire? Bletchley Park è un termine su cui rientra molte cose, in particolare era il luogo dove c'era la Code and Cipher School del governo inglese, che era dedicata al controspionaggio, e dove c'erano molti, non solo scienziati, ma anche letterati, linguisti, che lavoravano ai problemi di decrittazione, e anche su questo torneremo. Verso la fine della guerra, in parte in seguito al lavoro fatto in questo ambito, in parte per i contatti che ha avuto con gli americani, che a un certo punto è diventato un po' il rappresentante inglese negli scambi, in parte per gli sviluppi del proprio lavoro, anche su questo torneremo, dal 45 al 50 si dedica alla progettazione e costruzione dei calcolatori elettronici digitali. Con tutto proprio i calcolatori in senso fisico, hardware, eccetera, e naturalmente anche i problemi di programmazione, anche su questo torneremo. Dal 47 al 50 sviluppa un interesse e imposta una discussione che ha avuto molto peso in seguito sulla possibilità di far sì che le macchine mostrino un comportamento intelligente, e questo è un altro periodo importante, e negli ultimi due anni, diciamo così, cambia completamente interesse e si dedica allo studio matematico della formazione delle forme viventi, la morfogenesi. Termina nel 54 in modo tragico la sua vita, diciamo due parole per chi non lo sapesse, sapete, Turing omosessuale, denuncia
un amico occasionale, denuncia per furto, un amico occasionale che era entrato, a cui aveva dato le chiavi di casa, nel corso dell'indagine è costretto a spiegare i suoi rapporti con questa persona e ammette ingenuamente la natura dei rapporti, così dimostrando di avere violato la legge inglese che non ammetteva questi rapporti neanche tra adulti consenzienti in privato. E quindi viene condannato alla cosiddetta castrazione fisica, iniezioni di ormoni femminili. Qualche anno prima usavano i maschili ma non funzionavano, allora erano passati a quelli femminili. Inizia un periodo di depressione che termina con un suicidio con la mela avvelenata, la mela che della storia di Snow White, di Biancaneve, che era una delle storie preferite di Turing, che organizza un po' il suo suicidio in modo da farlo sembrare, per chi volesse crederlo, un incidente, ma solo la madre, peraltro forse questo era il pensiero, avanza questa ipotesi. C'è anche l'ipotesi del fatto che, essendo Turing una persona così a rischio dal punto di vista della sicurezza nazionale per tutti i segreti che conosceva del tempo di guerra, ed essendo ormai inaffidabile perché appunto condannato per omosessualità, qualcuno pensa anche a un suicidio di Stato, come si dice. Comunque, la sua vita termina nel 1954, quando Turing pensava di dedicarsi in modo più intenso a quello che era stato un interesse di tutta la sua vita, e che era la fisica quantistica, e però non ha avuto tempo di... Già vedete un po' da questi accenni brevi che c'è una varietà di interessi e di argomenti anche lontani tra di loro. E vediamoli più in dettaglio. Ci sono molti campi di ricerca, adesso appunto li dettagliamo un po', insomma, in modo... Qui ne ho elencati un po'. Ecco, non dobbiamo dimenticare che al di sotto di questa varietà di interessi, Turing è stato e sempre sostanzialmente un matematico. Matematico che, per cui non c'era differenza tra matematica pura e matematica applicata, e che ha dato dei contributi non di grandissima importanza, ma interessanti anche per il fatto che sono tutti originali e tutti dovuti a un suo atteggiamento particolare, su cui tornerò dopo, cioè questa sua... suo atteggiamento, per cui quando trovava un problema lui lo affrontava e lo risolveva in modo come riteneva che si dovesse, che si potesse fare, e questo l'ha portato delle volte a ottenere appunto a realizzare grandi idee, come nel caso delle macchine che vedremo dopo, altre volte a riscoprire risultati già noti, ma che lui non sapeva che fossero noti. Gli argomenti più o meno che nel corso della sua vita ha affrontato sono le funzioni quasi periodiche, applicazione della teoria dei gruppi all'argomento delle funzioni quasi periodiche, seguendo appunto alcune tracce di lavori di von Neumann, per cui c'era poi quell'apprezzamento di von Neumann. La probabilità... Turing ha scoperto da solo, riscoperto il teorema del limite centrale, che era stato dimostrato nel 22 da Lindeberg, e lui non lo sapeva e l'ha dimostrato. E poi altri lavori di probabilità di che citerò dopo. Poi quando comincia a usare le macchine e scrive programmi di calcolo numerico, anche qui dà dei contributi originali, per esempio la decomposizione di una matrice, come si chiama, LU, due matrici triangolari, lower and upper, e così via. Studia, a un certo punto si dedica agli zeri della funzione Z, cercando di calcolarli usando la macchina di Liverpool, che era una macchina analogica usata per studiare le maree, e lui ha l'idea di adattarla. Più avanti, quando i calcolatori cominceranno a essere un po' più
quando il concetto di decidibile mediante un algoritmo comincia a diventare più sostanzioso, si dedica ai cosiddetti problemi della parola, che sono problemi di decidibilità, in particolare studia quelli dei semigruppi e dei gruppi. E altri, insomma, qui accenno soltanto ai risultati principali. In logica, nella tesi di dottorato che vi ho citato prima, ha anche una originale idea per superare l'incompletezza dovuta ai teoremi di Gödel, con una progressione di teorie anche al di là dell'iterazione finita, quindi anche nel caso appoggiandosi a ordinali infiniti però ricorsivi, calcolabili, ogni volta aggiungendo l'affermazione della coerenza della teoria precedente. In questo sistema complessivo, naturalmente non finito, lui non riesce a dimostrare il risultato a cui ambiva, e cioè che ne veniva una logica completa rispetto uso dei termini tecnici qui per chi li conosce, insomma, qui ci sono presenti sia esperti che non, quindi le cosiddette pi 2 con due quantificatori, non riesce per le pi 1. Poi però il lavoro sarà perfezionato e corretto negli anni 60 da Pfefferman, che riuscirà a ottenere questo teorema di completezza. La teoria della calcolabilità è un settore di ricerca che non esisteva, nasce con Turing, nasce con la definizione di cosa sono le macchine, una definizione matematica che permette di fare dei ragionamenti precisi, rigorosi, sulla totalità delle macchine, e tra queste la macchina universale, su cui diremo qualcosa ancora, e per mezzo di questi concetti risolve il problema che aveva affrontato appunto e che risolve nel 1936, dimostrare che il problema di decidere se esiste un metodo effettivo, un algoritmo per decidere se una formula logica è valida o no, il cosiddetto problema della decisione per la logica, è indecidibile. Risultato che è anche ottenuto da Church a Princeton pochi mesi prima. Turing e il suo relatore sono informati quando già il lavoro di Turing sta per andare in bozze, viene pubblicato ugualmente, perché il suo metodo è completamente diverso, il suo metodo sarà quello che sarà poi apprezzato e riconosciuto come forse quello più naturale, e in effetti diventerà la base della informatica teorica. Qui forse dico due cose solo sulle macchine di Turing, anche se ne parlerà di più o di Freddy, proprio per chi non lo sapesse, non avesse mai visto. Le macchine di Turing si presentano come un modello molto semplice in cui c'è un nastro infinito diviso in caselle, su cui ci sono dei simboli, in questo caso due simboli, l'asterisco e la sbarretta, c'è un corpo centrale che è una scatola vera, non si dice nulla se non il fatto che può assumere uno di un numero finito di stati, e ci sono delle istruzioni che semplicemente dicono quando la testina di lettura e scrittura è posizionata su una casella, a seconda del simbolo che legge e dello stato in cui si trova la macchina, le istruzioni gli dicono quale simbolo scrivere al posto di quello che c'è già, oppure di spostarsi di una casella a destra a sinistra. Quindi il formalismo che serve per dimostrare questo è semplicemente un numero finito di stato, un numero finito di simboli.
Di solito questi due, quando si hanno a che fare con i numeri, il simbolo destra e sinistra, e le istruzioni sono cosiddette quadruple di questo genere. La prima, per esempio, si legge dicendo che se la macchina nello stato QI legge il simbolo alfa, allora scrive il simbolo beta, che può anche essere alfa, quindi non fa niente, e passa nello stato QJ. E invece l'altra dice che in quelle condizioni si muove o a destra o a sinistra a seconda. Questa è semplicemente una macchina di Turing. Questo è un esempio che non sviluppo, di macchina che serve a fare l'addizione con l'iterazione, cioè in base alla definizione per cui si usa il primo addendo come contatore e poi si aggiunge più uno, più uno, più uno alla fine. Comunque, questo eventualmente ne parlerà o di Freddy, oppure se dopo siete interessati. Torniamo indietro. La crittografia, il lavoro fatto a Bletchley Park è molto complesso. Qual è stato il ruolo di Turing? Ma ha un po' organizzato tutto il lavoro di decrittazione, soprattutto della famosa codifica fatta dai tedeschi con Enigma, con cui venivano dati i messaggi per colpire le navi, il messaggio aereo. La cosa interessante però è cosa ha fatto per qual è stato il contributo di Turing. C'è il contributo di diverse persone, per esempio di matematici e spie polacche che avevano a un certo punto trovato una di queste macchine Enigma, e quindi la si era potuta studiare. Erano state costruite delle macchine non ancora elettroniche, le bombe elettromeccaniche con cui si facevano i calcoli per provare la decrittazione giusta. Ecco, in questi studi Turing dà molti contributi, ma in particolare la cosa interessante è che, per esempio, sviluppa una sua sorta di statistica bayesiana, cioè sviluppa tutta una teoria dei gradi di evidenza. Usa anche delle misure, usava il ban e il deciban, che è la minima misura per cui la misura della minima evidenza che ci permette che ci costringe a cambiare la nostra attribuzione di probabilità a un evento. Notate che molti di questi lavori, anzi quasi tutti, restano sconosciuti, questi e altri quelli sui calcolatori, perché erano coperti dal segreto militare, quindi vengono conosciuti solo dopo, dagli anni 70, alcuni negli 60, alcuni negli anni 70, che è il motivo per cui poi molti, questa volta succede il contrario, no? Non è lui che scopre lavori già noti, ma sono altri che faranno proposte di lavori o di impostazioni che già Turing aveva anticipato, ma che non erano note. Nel corso, per esempio, di questi lavori, Turing introduce anche il concetto di calcolo non deterministico, quello che diventerà il calcolo non deterministico, cioè la strategia del guess and check, cioè invece di provare tutti i casi si fa questo, se ne propone uno, se ne ipotizza uno e si verifica. Questo meccanismo è quello che ha portato poi al concetto di calcolo non deterministico. Così come mi sono dimenticato prima, nel lavoro di tesi del dottorato, quando studia le progressioni trasfinite di teorie, introduce un altro concetto molto importante, che è quello di oracolo. Una macchina oracolo è una macchina che risponde a problemi che sono in realtà indecidibili, e questo dà l'origine a tutto un settore della teoria della calcolabilità che riguarda la cosiddetta calcolabilità relativa. Calcolatori. Nel 45 il
National Physics Laboratory di Londra gli propone di fare un progetto per un calcolatore che lui fa, ACE, Automatic Computing Engine. È un report molto interessante, è in parte tradotto anche in italiano. Si vede Turing che considera proprio tutti i problemi della costruzione di un calcolatore, i problemi ingegneristici, economici, soprattutto i problemi della memoria, che era il problema chiave, insomma, come realizzare le memorie, e discute i flip-flop, le valvole a tubi catodici, le cosiddette le linee di ritardo che a mercurio o con altre sostanze. Discute naturalmente gli aspetti di programmazione, discute il costo economico, come devono essere i locali in cui tenere questi calcolatori, che allora sono giganteschi. No, è un progetto completo che in realtà non viene poi realizzato, nel senso che ci si attarda soprattutto sui problemi ingegneristici di base. Allora lui si spazientisce, nel 1948 passa a Manchester, dove invece in base alle sue idee era stato già realizzato un programma e un calcolatore, il Mark, e collabora allo sviluppo di questo calcolatore di Manchester. Nel frattempo in America cosa succedeva? Le stesse cose. In quegli anni lo sviluppo dei calcolatori era legato soprattutto al cosiddetto sforzo bellico. L'ultimo calcolatore non elettronico era l'ENIAC, che era stato fatto progettato e realizzato da Eckert e Mauchly, i quali subito dopo passano a realizzare l'EDVAC, che è forse il primo calcolatore elettronico, non però completamente moderno. Del progetto di questo calcolatore scrive una presentazione von Neumann, che non aveva assolutamente partecipato alla sua costruzione, e lo presenta in modo molto più moderno di quello che è. A cosa si riferisce alla modernità? Al contributo essenziale teorico di Turing, a parte quelli pratici, e cioè il concetto di stored program, o anche programmes data, cioè il fatto che le parole, diciamo così, potevano essere che il calcolatore leggeva, potevano essere interpretate o come dati, per esempio dati numerici, o come programmi attraverso un'opportuna decodifica. Ora, Eckert aveva realizzato nell'EDVAC alcuni di questi stored program, come soluzioni ad hoc e senza capirne veramente la generalità, mentre von Neumann l'aveva capita molto bene, per cui mette questa condizione come essenziale nel disegno ideale dell'EDVAC, che appunto però non era stato il suo. E von Neumann non cita mai Turing, ma si ispira chiaramente a Turing, perché appunto non mette mai nulla per iscritto, però ai suoi collaboratori raccomandava di leggere l'articolo del 36 che vi ho citato prima, dicendo che lì c'era già tutto. In realtà von Neumann passa a costruire su queste basi teoriche il calcolatore di Princeton, che viene sviluppato soprattutto nelle intenzioni di Turing e di chi lo finanziava per svolgere i calcoli per la bomba all'idrogeno, prima quella atomica e poi quella all'idrogeno. Per fortuna invece, come vedremo, Turing ha delle prospettive più ampie su quello a cui possono servire i calcolatori, non solo a fare i calcoli per le bombe.
E naturalmente insieme ai calcolatori viene quella che adesso noi chiamiamo informatica, cioè tutta la teoria della programmazione, linguaggi, architettura, programmazione. Qui fare l'elenco dei contributi di Turing è quasi impossibile, perché ne ha fatti talmente tanti. Notate che lui programmava in linguaggio macchina, perché allora c'era solo il linguaggio macchina, però intanto ha l'idea e l'anticipazione dei linguaggi superiori, come l'assembler, lui chiamava le istruzioni che si sarebbero dovute scrivere non in linguaggio macchina, ma in un linguaggio più comprensibile, in popular form, in modo che fossero comprensibili. Nello scrivere i programmi di base ha una serie di idee, per esempio introduce l'istruzione del conditional branching, inventa i cosiddetti automi stack, gli automi a pila per rappresentare, inserire le subroutine. Traduce, diciamo così, programma il lambda calcolo di Church, questo per gli esperti, in modo praticamente da anticipare il Lisp. No? Ripeto, è difficile fare l'elenco di tutti i contributi che Turing ha dato. Ha scritto il primo manuale, proprio ha scritto il primo manuale di programmazione, e così via. Poi ci vengono in mente altre cose. Insomma, praticamente ha fatto tutto. Per differenza di quello che cosa ha fatto, von Neumann ha inventato il buffer e i diagrammi di flusso. È la misura del bit, degli 8 bit. Il resto praticamente l'ha fatto tutto lui. Naturalmente uno può dire, ma non è che lui fosse un alieno che era arrivato sulla Terra e spiegava ai terrestri queste conoscenze che non c'è. Tutto questo derivava dalla sua dalla convinzione profonda delle potenzialità della sua macchina universale. Lo vediamo dopo. L'intelligenza artificiale è un termine che non è stato coniato nel 1956 per coprire una serie di ricerche e di aree di applicazione dei calcolatori, appunto quelli non solo di calcoli per ricalcolo numerico di tipo bellico, ma che sono tutte anticipate da Turing, i giochi, gli scacchi. Per esempio, Turing ha scritto il primo programma per giocare a scacchi, si chiamava Turochamp, e l'ha usato per giocare con un giocatore medio, Glennick, mi sembra si chiamasse, nel 50, e ha vinto l'uomo Glennick, ma perché? Perché probabilmente bisogna tener conto che in realtà lui scriveva questi programmi, ma i calcolatori veramente che li implementassero non c'erano, per cui lui li eseguiva a mano. Infatti li chiamava anche macchine di carta questi suoi programmi, quindi lui aveva il programma e poi faceva a mano tutti i calcoli che avrebbe dovuto fare il calcolatore, e allora il programma non poteva essere molto complicato. In particolare questo suo primo programma sugli scacchi si basava solo sull'esplorazione di una mossa in avanti, capite che con una mossa non vedi niente, però insomma questo tornerà in altre questioni che vedremo dopo. Traduzione automatica, è stato fatto molta ironia negli anni passati, da allora ad adesso, sulle ambizioni eccessive, sui flop di queste traduzioni, il linguaggio parlato e così via. Resta il fatto che però adesso voi parlate con Siri, state tranquilli e viene fatto.
La dimostrazione automatica di teoremi matematici, anche questo è stato indicato ed esemplificato da Turing. Turing, ecco, a proposito dell'informatica, ha fatto e spiegato la necessità di fare la prima dimostrazione di correttezza di un programma, cioè l'idea che ogni programma vada affiancato da una dimostrazione matematica di correttezza, e lui ne ha dato un esempio, checking large routine, è un suo, anche questo conosciuto molto più tardi. Calcolo simbolico, machine learning, cos'è il machine learning? Torniamo un momento alla riga precedente, dove c'era scritto linguaggi, architetture, programmazione. Le macchine, i calcolatori a cui pensava Turing, che ha anche provato a realizzare, così come quelli di von Neumann, si dice che hanno un'architettura di von Neumann, quella sequenziale. Va bene? Ma Turing concepisce anche altri tipi di architetture, per esempio reti che collegano nodi, sono una rappresentazione schematica dei neuroni. In questo anticipa il modello di McCulloch e Pitts, che verrà pochi anni dopo. In questi nodi ci possono essere a loro volta delle macchine, e lui queste le chiama macchine non organizzate, si pone il problema intanto di simulare queste con le macchine, quelle sequenziali, ma fare anche il viceversa, cioè addestrare queste macchine non organizzate in modo che si organizzino, cioè il modello è quello del modo come gli umani imparano delle regole senza descriverle, no? Le imparano ma senza darne una definizione linguistica, e questo è un'anticipazione forte di quello che sarà cosiddetto connessionismo. Lui fa un esperimento sempre a mano con una di queste macchine organizzate e con un sistema di premi e punizioni che chiama dolore e piacere, fa sì che la macchina si organizzi imparando e si trasformi in una macchina universale sequenziale. E questo è l'inizio del cosiddetto machine learning, torniamo al machine learning, cioè appunto a far sì che le macchine imparino. Un altro campo, anticipato da Turing, è quello della formazione automatica di congetture induttive, che anticipa i programmi Bacon di Herbert Simon, e appunto... Così come i dialoghi, i dialoghi con le macchine su una varietà di argomenti, ma questo ci porta già al prossimo capitolo del fatto che per capire se una persona è intelligente, dice Turing, noi parliamo con la persona su una varietà di argomenti, anche di letteratura, di arte, cioè per vedere. Ebbene, questo è stato poi realizzato, come forse alcuni di voi sanno, nel famoso programma ELISA di Weizenbaum, che era un programma che simulava uno psichiatra con cui il paziente discuteva e molti lo ritenevano una persona. E come dicevo, tutto questo, queste idee gli vengono dalla sua profonda comprensione delle potenzialità della macchina universale. Tenete conto di questo, che ancora nel 56, questa citazione del 56, Aiken, che era un personaggio importante nella storia dei calcolatori, ha costruito l'Harvard Mark I, quindi insomma ha costruito un calcolatore elettronico, eppure ancora nel 56 diceva: se dovesse risultare che la logica di base di una macchina disegnata per la soluzione numerica delle equazioni differenziali coincide
con la logica di una macchina intesa a fare fatture per un grande magazzino, come erano le macchine dell'IBM, tanto per intenderci, la considererei la coincidenza più sorprendente mai incontrata. Capito? E questa dichiarazione è in realtà sorprendente. Confrontiamola invece con la chiarezza che aveva Turing quando diceva: questa speciale proprietà dei calcolatori digitali, che possono imitare qualunque macchina a stati discreti, si esprime dicendo che essi sono macchine universali. L'esistenza di macchine con questa proprietà ha l'importante conseguenza che, a meno di considerazioni di velocità, non è necessario disegnare nuove macchine differenti per eseguire differenti processi di calcolo, possono essere tutti compiuti con un calcolatore digitale opportunamente programmato per ciascun caso, quello che poi è stato, come tutti sanno. Va bene, cervello e macchine, allora diremo qualcosa di più preciso, tempo passa però, più avanti. Comunque, Turing imposta una discussione sulla possibilità che le macchine possano essere intelligenti, che si conclude con un famoso articolo pubblicato nel 50 su Mind, che indirizza la discussione seguente per diversi decenni. Però infine della morfogenesi parlerà, una relazione e mezza forse oggi pomeriggio sulla morfogenesi, quindi dico solo che era Turing costruisce i primi modelli matematici della crescita delle formule viventi, affronta il problema fondamentale della crescita a partire da una cellula per spiegare come, nonostante l'apparente carattere indifferenziato e omogeneo, questa dia origine appunto a variazioni che poi si traducono nelle varie forme viventi, usa una matematica avanzata, costruisce un modello con equazioni differenziali alle differenze parziali, considera la teoria della biforcazione, cioè il problema della rottura di un equilibrio per piccole interferenze, poi linearizza questo modello. Insomma, è un lavoro, le basi chimiche della morfogenesi, molto importante. Un altro lavoro, modello di reazione di fusione, con quest'altro modello studia la formazione di quei particolari mantelli a strisce di diversi animali, come le zebre, le tigri, no? La formazione di questi pattern di colori. E di nuovo costruisce un modello matematico nel marzo di quest'anno su Nature Genetics. C'era la notizia che sono stati trovati due morfogeni che lui aveva ipotizzato nel suo modello come necessari per dare luogo al meccanismo che poi portava a queste. Anche da altri contributi, io non conosco bene l'argomento, però ho letto che ha anticipato o previsto la cosiddetta reazione di Bolubov-Zatypinsky, cioè l'esistenza di un oscillatore chimico non lineare, eccetera, e altri risultati importanti. Okay? Va bene, naturalmente si potrebbe essere più precisi e più dettagliati su questa enorme quantità di contributi, ma io vorrei dedicare ancora qualche minuto invece a un argomento più generale, direi l'uomo, lo stile, il metodo, cioè il personaggio e il suo atteggiamento, soprattutto il metodo, come vedremo. Ecco, qui c'è l'uomo che negli anni dopo la guerra
ha rischiato di andare alle Olimpiadi come rappresentante dell'Inghilterra per la maratona, in cui aveva un notevole tempo, appunto, che forse gli avrebbe permesso di partecipare. Quando affronta qualunque argomento, Turing ha sempre, ho detto, lo sguardo candido del bambino, come quello che sua madre aveva previsto, capace sempre di meraviglia. E quando affronta un problema si spoglia di qualunque conoscenza e pregiudiziale, va bene? Non è appesantito dalle tradizioni del pensiero, dalle impostazioni correnti, dagli strumenti disponibili, se necessario se li costruisce da solo, va bene? E non che non conosca, per esempio, le tradizioni di pensiero, la discussione, per esempio, che fa nel 1950 di tutte le obiezioni di principio alla possibilità che le macchine pensino, fa vedere come avesse una ampia conoscenza in molti campi letterari, filosofici, eccetera. Però è sempre del tutto originale, cioè, per esempio il teorema del limite centrale che lui ha riscoperto, lo ha fatto perché aveva letto un libro di divulgazione e dove era indicato questo fenomeno strano del fatto che quando si raccolgono dati su un certo fenomeno, quanto più si valutano campioni guardano i risultati di questi campioni, questi si addensano nella forma che noi tendono ad addensarsi nella forma della campana, no? Lui, avendo letto questo, siamo nel 34, quindi era ancora alle prese con la sua tesi di laurea, e lui si è messo a pensare all'argomento e ha dimostrato il teorema del limite centrale. Come scrittore, cioè, i suoi scritti sono da raccomandare come modello di metodo di ricerca, non sono particolarmente raffinati come scrittura, ma molto efficaci. Per esempio, quando deve descrivere il conditional branching, usa questa immagine dell'aereo che gira sopra l'aeroporto finché non ha il permesso di atterrare. Non è una cosa eccezionale, però rende visivamente molto chiara. Un esempio ancora più divertente è questo, quando appunto discute la possibilità che un equilibrio instabile si rompa per piccole interferenze casuali, allora inserisce in questo suo lavoro scientifico pubblicato sulle riviste importanti, dice, immagina di questo, immaginiamo una corda appesa poco sopra il suo baricentro che cade dritta come un filo a piombo e supponiamo che un topo incominci a arrampicarsi lungo la corda. Inizialmente vi sono solo vibrazioni, ma man mano che il topo sale, a un certo punto succede che il filo comincia a oscillare. E possiamo essere sicuri che se ha scritto questo, lui l'esperimento l'ha fatto, perché gli avrà messo così. Il metodo, questa è una discussione importante, vorrei dire qualcosa, perché è anche la fonte di alcuni travisamenti del pensiero di Turing e forse anche del fatto che non è così noto come merita, perché c'è un travisamento di molti dei suoi risultati. Spesso le soluzioni che lui propone a dei problemi grandi, insomma, sono inaspettate e sorprendenti, ma
succede anche che non risolve il problema originale ma un altro, adesso vedremo subito un esempio. Allora chi è in disaccordo con lui però si trova in difficoltà, lo hanno ammesso in diverse persone, adesso non sto a citarlo, che le sue risposte sembra che non ammettano replica, sono, cioè la loro sembra che scarichino sull'interlocutore l'onere della prova, che siano delle, che ci sia una retorica molto fine, molto sottile, in realtà non è così. E che la ricerca di le soluzioni di Turing sono sempre impostate secondo proprio il modello del metodo scientifico, in cui c'è un difficile equilibrio tra immaginazione, tra formulazione matematica, tra verifica. Ed risulta, a mio parere, un po' indigesto a una cultura che vuole solo certezze. Il risultato è che le risposte che Turing dà ai problemi che affronta sono semplificate e spesso tradotte in tesi filosofiche. Non so se Odi Freddi di quali tesi di Turing parlerà, ma in effetti ci sono diverse tesi attribuite a Turing che in realtà Turing non si è mai sognato di affermare. Io voglio fare un esempio. Uno è il cosiddetto funzionalismo. Cos'è il funzionalismo? Si chiama anzi funzionalismo alla Turing, viene chiamato così in scienza cognitiva, nella filosofia della mente, si chiama funzionalismo alla Turing, praticamente l'idea che un calcolatore digitale è un modello del cervello. Detto un po' così, ma di fatto è così. Più precisamente che se noi riusciamo a programmare un calcolatore che dimostri una certa competenza intellettuale, noi quella competenza intellettuale l'abbiamo spiegata. Questo è il funzionalismo alla Turing, che è assolutamente non è quello di Turing, anzi in Turing c'è esattamente il contrario. Turing in effetti confessa che a un certo punto di voler costruire un cervello. Ma cosa fa per costruire un cervello? Non è che dice, ecco, prendo la mia macchina universale e questo è un cervello, per carità. Si mette a studiare embriologia ed è, scambi epistolari con biologi, neurologi e così via. Per esempio a uno di questi, Young, scrive a un certo punto: la struttura del cervello deve essere tale da poter essere ottenuta dal meccanismo embriologico genetico. Quello che tu mi dici sulla crescita dei neuroni sotto stimolo, cioè, suggerisce i mezzi con cui si potrebbe far crescere i neuroni in modo da formare un particolare circuito e non solo da essere in particolare posizione. Questo è solo per dire che lui stava riflettendo, naturalmente dice anche, ammette che è ben lontano dall'avere una teoria sulla questione, e tuttavia se uno non ha una teoria generale può anche localmente però fare un'analisi scientifica di un particolare aspetto, quindi per esempio ipotizzare la modalità di funzionamento del cervello rispetto a una particolare prestazione, riconoscerne il carattere meccanico e allora sperimentarle programmandole. Quando dice carattere meccanico bisogna notare che lui intende in generale carattere scientifico in generale. Come esempio possiamo ricordare una sua discussione della analogia, cioè macchine che riconoscano e capiscano le analogie. C'è ancora una discussione, c'è stata lunga una discussione su questo argomento. Quasi tutti pensano che sia impossibile, von Neumann pensava che fosse un compito troppo, troppo pesante, cioè. Invece Turing non è così pessimista, anche se non ha dato dei contributi, ma per capire perché non è così pessimista, come vede il problema lui. Allora, considera il problema della doppia negazione e della difficoltà che si ha a far capire spesso che la doppia negazione equivale a un'affermazione, no? E dice,
che è difficile farlo entrare nella testa delle persone fino a che non si usa un'analogia, per esempio quella dell'attraversamento della strada, avanti e indietro, e allora dice that clinched it, quello proprio fa scattare qualcosa. Allora dice che cosa può essere successo? Non è un problema di similianze, no? È un problema di struttura logica. Quando due idee hanno la stessa trama di connessioni logiche, il cervello forse, dovete leggere qui, queste sono ipotesi, può usarne una stessa più volte per memorizzare la struttura. Quindi la formazione di analogie è quasi una imposizione dell'architettura del cervello dovuto alla necessità di economizzare. Non vedo tanto il cervello in cerca di analogie, quanto piuttosto che le analogie sono imposte dalle sue stesse limitazioni. Se si potesse dare una spiegazione meccanica di questo processo, lo si potrebbe far fare a una macchina. Ma notate, il carattere meccanico non è provato dal programma, è contrario. Il programma è la conseguenza della comprensione scientifica del funzionamento del cervello. Questo è l'atteggiamento di Turing, che è esattamente il contrario del funzionalismo. E lo stesso si può dire, qui vado veloce perché su questo parlerà nel pomeriggio Tamburrini, intelligenza meccanica. C'è un test che si chiama il test di Turing, che cosa è? Con le parole di Arthur Clarke, nello spazio, la questione se Hall poteva di fatto pensare era stata risolta dal matematico Turing, fin degli anni 40. Turing aveva fatto notare che se uno può condurre una prolungata conversazione con una macchina senza essere capace di distinguere tra le sue risposte e quelle che potrebbe dare una persona, allora la macchina pensa, sotto ogni ragionevole significato della parola. Hall poteva superare il test di Turing con facilità. Questa era l'idea corrente, e l'idea corrente è accompagnata da una serie di discussioni filosofiche sul fatto se questa capacità, o incapacità di riconoscere una persona, sia una condizione necessaria per attribuire l'intelligenza alle macchine, o sia sufficiente soltanto. In realtà non è né l'una né l'altra in Turing. Innanzitutto, Turing non usa mai la parola test, se non una volta l'ho trovata in un dibattito alla BBC, nel calore della discussione. Parla invece sempre del gioco dell'imitazione. E il gioco dell'imitazione gli viene in mente con i programmi per gli scacchi. Lui appunto racconta di aver scritto una macchina di carta per giocare a scacchi, poi di aver trovato un esperto che la applicasse con una certa rapidità, un esperto di calcolatori, di programmi, giocando contro un giocatore modesto. E si era reso conto che il giocatore di carne e ossa aveva difficoltà a capire se stava giocando contro un uomo o contro una macchina. Nell'articolo del 1950 inizia proprio invece impostando il gioco dell'imitazione come base della discussione, e dice che si gioca in tre. All'inizio c'è un uomo, una donna e un interrogante, che non vede naturalmente le persone, attraverso domande deve individuare chi è l'uomo, chi è una donna e chi è la donna. Poi una delle due persone è sostituita da una macchina e ci si chiede se la probabilità di indovinare per l'interrogante medio sono, notate le parole, per l'interrogante medio sono significativamente diverse. La questione originale, possono pensare le macchine, credo sia troppo senza senso per meritare una discussione. Tuttavia credo che alla fine del secolo l'uso delle parole e l'opinione generale delle persone colte saranno cambiate talmente che si potrà parlare di macchine pensanti senza aspettarsi di essere contraddetti. Lascio a voi, basta che prendiate un qualunque giornale che parli degli ultimi prodotti e vedete che si sente a parlare di cellulari che riconoscono il sarcasmo e cose di questo genere. E la previsione di Turing era questa: io credo che tra circa 50 anni sarà possibile programmare
calcolatori con una capacità di memoria di circa 10 alla 9, in modo da far loro giocare il gioco dell'imitazione così bene che un interrogatore medio non avrà più del 70% di probabilità di fare l'identificazione giusta in 5 minuti di interrogatorio. E qui naturalmente questo viene interpretato come se Turing avesse previsto che appunto le macchine sarebbero state intelligenti, e adesso si va a vedere se si trova una macchina che supera il test di Turing, eccetera. Ma come vedete il test non è per la macchina, il test è sull'interrogante. Notate tra l'altro che la previsione non è poi così ottimistica, perché se un interrogante avrà meno del 70% di probabilità di fare l'identificazione giusta, vuol dire che una macchina avrà il 30% di capacità di ingannarlo, che poi non è granché, non è una grande prestazione. E ciononostante questa frase uno non fa attenzione e la legge è come se dicesse le macchine saranno intelligenti, no? Ma il problema è che appunto se di test si vuol parlare non riguarda le macchine, ma riguarda il modo come noi parliamo delle macchine. Questa è l'impostazione di Turing. Questo è quello che gli interessa, anche perché lui tende a parlare come se appunto parlasse di cose vive e intelligenti, è quasi inevitabile. La sua stessa dimostrazione dell'esistenza della macchina universale è tutta intrisa di termini di questo genere, termini percettivi, come se la macchina davvero vedesse eccetera. E quindi questa è due parole sulla morfogene, sugli ultimi studi, brevemente perché appunto però è un'osservazione interessante che ha fatto il curatore del volume dedicato alla morfogenesi delle opere di Turing, che Turing non si lascia, abbiamo detto che non si lascia influenzare dalle tradizioni, dalle soluzioni correnti, eccetera, no? Arriva vergine al problema. Beh, neanche quando si tratta di non farsi influenzare da se stesso. Perché, per esempio, ci si sarebbe potuti aspettare che nello studio della forma egli portasse l'idea di uno sviluppo dell'organismo secondo un programma. In fondo lui aveva questa idea del programma, che poi è il modo come per esempio è interpretato l'evoluzionismo, Darwin, da molti, per esempio da Dennett, no? Che interpreta proprio il darwinismo come la descrizione di un programma. Ma non è così, cioè, quindi lui quando studia questo argomento le sue macchine universali non esistono più. L'intenzione di Turing nel dedicarsi alla morfogenesi, come ha raccontato al suo amico e allievo Gandy, era stata di sconfiggere l'argomento del disegno intelligente, l'argument from design. L'argomento era già stato confutato da Darwin, si capisce, ma Turing era un po' diffidente dell'uso eccessivo e disinvolto degli argomenti della selezione ed evoluzione per spiegare tanti fattori, proprio l'atteggiamento che oggi è molto diffuso anche nelle scienze cognitive per spiegare fatti riguardanti la nostra mente e così via. Diffidava delle facili spiegazioni evoluzionistiche e sosteneva che la forma organica doveva essere spiegata così come quella inorganica, per esempio la forma delle foglie non deve essere ascritta ai vantaggi che potrebbe portare, e cioè non deve essere un risultato di adattamento, ma deve dipendere dalla chimica e fisica della sua crescita. Chimica e fisica. Poi lui si dedica soprattutto alla chimica, anche se discute all'inizio anche gli effetti della meccanica, dell'elettricità e così via, però spiega anche perché si può limitare inizialmente allo studio della chimica e costruisce quei appunto meravigliosi modelli matematici che invece secondo me sarebbero proprio da
da dare, da studiare a chiunque voglia fare modellizzazione matematica o dedicarsi a questi argomenti. Se c'è una tesi di Turing che si può attribuire veramente a lui è la tesi che abbiamo già incontrato anche alcune volte in questa discussione, che se c'è una spiegazione scientifica allora deve anche essere possibile costruire dei modelli che sono poi programmabili nella loro evoluzione, cioè come dire che le leggi scientifiche sono calcolabili. Questa tesi è in parte contraddetta da dei controesempi ma molto sofisticati dovuti a Purel equazioni differenziali che hanno soluzioni che non sono calcolabili in termini dei dati iniziali, però sono veramente un po' costruite ad hoc. Quelle classiche, l'equazione di Laplace, tutto quello che per quelle è vero, insomma, le soluzioni sono calcolabili e quindi. Ok, mi fermo qui indicandovi qui qualcosa di bibliografia. C'è la biografia eccezionale di Hodge, Alan Turing, una biografia in italiano. Ce n'è anche non in italiano, quella scritta dalla madre. Mi risulta che quest'anno dovrebbe uscire una nuova edizione. È uscita? Una nuova edizione con una arricchita non dalla madre ma da Hodge, con altri elementi. Le opere di Turing, non tutte, perché gli archivi sono ancora ricchi di scritti, ma quelle più importanti sono raccolte in questi quattro volumi dedicati uno alla matematica pura, uno all'intelligenza meccanica, uno alla morfogenesi. Quello sulla matematica, sulla logica matematica è uscito più tardi per la scomparsa del primo curatore Gandy. Di tutti questi solo il Mechanical Intelligence è parzialmente tradotto in italiano nel volume Intelligenza Meccanica. E con questo ho cercato di darvi un'idea del perché merita che non solo si commemori, ma si continui a riflettere e a studiare il lavoro di. Per cui adesso direi che facciamo 5 minuti di intervallo. No? E poi passiamo alla seconda relazione.